Domani l'incontro tra il Partito Democratico e i 5 Stelle, incentrato soprattutto sulla legge elettorale, ancora non si sa se Grillo ci andrà. Il leader del movimento sembra comunque confermare la linea dialogante. Sentiamo Monica Giandotti. Signori, io ho i toni pacati. Ma non ha Senta. Sei tranquillissimo. Ho i toni pacati. Così questa mattina Grillo lascia l'Hotel Forum di Roma, incerta ancora la sua partecipazione all'incontro di domani con il Partito Democratico. Beppe Grillo ci va domani? Ma hai scritto sul blog la delegazione, quella sarà. No, perché l'ipotesi è che non si incontrino Beppe Grillo e Matteo Renzi, non mette un po' a rischio il buon esito dell'incontro? Vogliamo dare un po' di importanza al Parlamento qualche volta? Confermata invece la squadra dei 5 Stelle, capogruppo di Camera e Senato Brescia e Buccarella, il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, primo firmatario del Democratellum, proposta di legge elettorale dei pentastellati. L'Italicum è incostituzionale, dicono da tempo i 5 Stelle, ma la discussione partirà proprio da lì, sottolineano i democratici. I toni saranno pacati, come assicura Beppe Grillo, ma la strategia dei pentastellati non prescinderà dall'esame della rete. Toninelli, per esempio, ha detto che la rete verrà, come dire, interpellata, no? Certo, assolutamente sì, per noi il quando, in che modo? Beh, questo lo valuteremo, a parte che dipende da che cosa risulterà domani all'appuntamento, se il PD erigerà un muro oppure aprirà una discussione su questa proposta. Il governo, per quello che riguarda la possibilità di parlare di preferenze, si era già espresso, aprendo, diciamo, ufficialmente alla possibilità. Basterebbe per voi questo per trovare una convergenza col Partito Democratico? Bastasse solo quello. In realtà vedremo domani. La questione delle riforme istituzionali rimane aperta, si parte dalla legge elettorale, poi si vedrà, fanno sapere 5 Stelle sulla questione dell'immunità, ribadiscono la loro contrarietà e sottolineano l'emendamento Fattori era sul Senato elettivo. Che noi siamo sempre stati contro l'immunità parlamentare e quando c'è stato il caso di qualche querela ricevuta dai miei colleghi hanno rifiutato l'immunità parlamentare, hanno rinunciato subito, per cui la dimostrazione è che quando si tratta di poter usufruire di un privilegio, noi diciamo di no. E poco fa una nota dei 5 Stelle sul blog di Grillo proprio sulla questione immunità, la leggo con voi, dice: il recente testo del ministro Boschi costruisce un senato di nominati a cui solo come contentino al popolo si toglie l'immunità per rendere più passabile la porcata. Noi abbiamo rigettato in toto la sconcia proposta con il semplice emendamento 6.5, sopprimere l'articolo, così dunque i 5 Stelle.